Siamo qui con Francesco Moser. Mito che io però purtroppo ero troppo giovane. Non ero ancora nata. Quindi vorrei sapere i ricordi di quella soave. Eh beh, il giro era stato tutto una competizione fra me e Fignon, perché io ho preso la maglia, poi lui me l'ha presa, poi l'ho ripresa, poi l'ha ripresa lui. Andiamo a comprarla. E all'ultima tappa, cronometro, Fignon è partito in maglia rosa, io ero a 1:30. E da Soave a Verona gli ho dato 2:30 e ho vinto il giro con 1 minuto. Questa è la storia in grandi linee. Dopo, se vogliamo andare a vedere tappa per tappa, allora le cose sono un po' più lunghe. E adesso sono 30 anni, è già un po' che io non corro più, però ho un bel ricordo, ecco, di quel giorno. Saranno delle colline che questa volta rivivrai in maniera diversa, però sicuramente un ricordo straordinario, diceva. Soave è sempre stata un posto del vino, qui siamo al Vinitali, poi io ho vinto anche il Palio del Reciotto nel 1970, che è la corsa che viene fatta anche quest'anno, che è una classica per dilettanti, 70, e che si fa in Valpolicella, no, 44. E niente, il ciclismo era così, adesso le cose sono un po' cambiate, però si parlava di fare una pedalata ripercorrendo quel percorso della cronometro del Giro d'Italia, ma aperta a tutti, non competitiva, per promuovere l'uso della bicicletta. Ecco, questa era l'idea. E noi siamo orgogliosi di poterlo fare in un territorio che continua a mantenere le caratteristiche e preserva un territorio meraviglioso con le sue vigne, e che forse non è così distante da come lo ricorda. No, sono posti che conosco, che sono stato tempo fa lì vicino, anche a Monteforte si chiama, sì, che si passava proprio a Monteforte, mi ricordo che siamo passati su vicino alla chiesa, quella là con le colonne. Il campanile. E sono stato lì, che c'è quella competizione che fanno a piedi d'inverno. Ah sì, la La Montefortiana, ecco, e anche lì mi sono ricordato, insomma, che passavamo con la cronometro.